Mario Cervi, cofondatore del giornale assieme a Indro Montanelli ed ex direttore, è morto stamattina alle 8:30 all'età di 94 anni. A dare l'annuncio della scomparsa del giornalista è la direzione del quotidiano, dove Cervi, fino agli ultimi giorni, si recava quotidianamente per rispondere alle lettere dei suoi numerosi lettori. Un anno fa era stato lui a ricevere con Alessandro Sallusti l'Ambrogino d'oro conferito dalla città di Milano al giornale per i suoi 40 anni di storia, ci riempie di gioia, ma nonostante l'Ambrogino non faremo sconti. Avremo magari, lo ripeto, qualche imbarazzo, ma lo supereremo, aveva scritto, se ci comportassimo diversamente, arruolandoci nella invincibile armata dei conformisti, offenderemmo Ambrogio, che era un santo serio, e l'Ambrogino, che ne porta il nome. Il giornale lo ha ricordato con queste parole, è morto Mario Cervi, una grande disgrazia per il giornale, del quale era uno dei fondatori e una colonna importante. Ma è una sciagura anche per il giornalismo italiano, che aveva in Cervi un personaggio di primo piano per qualità e limpidezza di comportamento. La sua vita professionale è segnata da due tappe, il Corriere della Sera e il Giornale. Noi eravamo già pronti per partire quando Cervi arrivò dal Cile dove era stato inviato dal Corriere per la crisi che portò Pinochet al potere. Mandammo il suo amico Corrado a spiegargli la situazione e a proporgli di aderire alla nostra iniziativa. Aderì subito per la colleganza con i tanti colleghi che erano al giornale e per la sua grande stima per Montanelli, il quale poi lo scelse come suo collega e collaboratore per concludere la sua storia d'Italia. Molto avanti con gli anni era ancora giovanile sul lavoro e imbattibile per la memoria. Il rimpianto è...